Luogotenente Armando Corsetti, dopo tantissimi anni di lavoro impegnativo in una terra di confine quale Concordia, va in congedo e quindi troviamo giusto oggi chiedergli un pochino un bilancio di tanto impegno e tanti anni di attività. Da quanto tempo carabiniere, luogotenente? Allora, sono carabiniere dall'84, 8 agosto dell'84 mi sono arruolato nell'Arma dei Carabinieri e sono qua a Concordia dal giugno del 98, pertanto più di 21 anni che sono qua in questo territorio di Concordia. Toscano, ma una vocazione di famiglia, dico bene? Sì, sono toscano, mio fratello anche nei carabinieri, io provengo da una famiglia di agricoltori, non di carabinieri, però anche mio fratello ha abbracciato la mia stessa professione, sono contento veramente. 21 anni sono tantissimi, il mondo cambia, cos'è cambiato a Concordia e a San Posidonio? Perché peraltro, come dire, il comando comprende anche il territorio di San Posidonio. Sì, infatti, il comando comprende anche il comune di San Posidonio. È passata proprio un'epoca perché sono cambiati i modi di comunicare, sono cambiati le mentalità. Io quando sono venuto mi ricordo, perché poi la memoria magari se ne dimentica, ma c'erano grossi problemi anche all'epoca di ordine pubblico, se vi ricordate il baciamano dell'extracomunitario che fece a un ragazzo italiano costretto ad inginocchiarsi, insomma c'erano anche all'epoca dei vari problemi, furti, mi ricordo molte volte si trovavano bottiglie e bicchieri spaccati il lunedì mattina, con calma, con metodo, io e i miei ragazzi ci siamo dati da fare e adesso almeno quei problemi non ci sono più. Adesso le realtà sono differenti, i problemi magari sono altri, ma è il cambiamento della civiltà. Sì, ecco, in questi 21 anni il ricordo o l'operazione più significativa, quella che insomma porterà con sé? Allora, il ricordo più significativo è stata l'operazione di una grossa truffa all'INPS che mi ha visto lavorare per più di 2 anni con un paio dei miei ragazzi proprio sera e notte, perché avevamo veramente da consultare una miriade di documenti e tutto quanto. Era circa 1 milione di euro all'INPS e ci ha portato all'arresto di 5 persone, 92 denunce a piede libero e in più 2 altre persone sottoposte a delle misure di prevenzione, e quella per me è stata veramente una cosa insomma alla quale ho ottenuto. Se non sbaglio ha anche fruttato un premio, poi un riconoscimento. Mi ha fruttato un encomio da parte del comandante della Legione a me e ai miei 2 ragazzi che mi hanno costantemente aiutato, e la cosa più bella è che siamo andati ad arrestare la persona che aveva architettato tutto a Villa Literno. Pertanto la truffa proveniva da lontano in queste terre. Ecco. Quindi a Concordia è stata scoperta una truffa di rilievo nazionale. Sì. E magari la delusione o il rammarico per non avere finito, fatto, completato qualcosa? Ho cercato di, prima del mio congedo, di completare tutto. Ho dato le redini al mio vice, il maresciallo Solido, che è un validissimo ragazzo, un ragazzo che lavora con me da 10 anni, pertanto è cresciuto con me. Ho cercato di dargli tutti gli insegnamenti che potevo, abbiamo lavorato insieme su tante cose, pertanto non lascio niente di intentato, perché so che le redini vanno a una persona capace che tirerà avanti bene la stazione di Concordia. Ultime 2 domande, il maresciallo, anzi luogotenente, resta a Concordia, quindi comunque il suo contributo da cittadino proseguirà? Assolutamente sì, io questa comunità l'apprezzo, la amo e non ho intenzione di allontanarmi, è gente veramente buona e pertanto non vado via da qui, starò qui a Concordia. Ecco, c'è un gruppo che allora tiro fuori io, la caserma.
La caserma speriamo che ripartano i lavori, hanno avuto qualche tentennamento, si sono un po' fermati per qualche disavventura burocratica, chiamiamola così, speriamo che nel breve possano sbloccarsi, perché avere una caserma è tutto per noi per operare bene, perché si fa gruppo nella caserma. E poi già tanto avere salvato, in un momento in cui abbiamo anche rischiato di perderlo, il presidio. Sì, il presidio diciamo l'abbiamo salvato grazie all'impegno del comune, all'impegno dei miei superiori, tutto quanto, perché comunque sia era in dubbio, in forse magari se rimanere o no, e io ho puntato tanto per rimanere e sono stato anche coadiuvato dal comune e dai miei superiori diretti, pertanto grazie al cielo per ora Concordia godrà della presenza costante dei carabinieri. Un consiglio ai giovani che si avvicinano all'arma o che hanno appena cominciato questa importante professione? Di affrontarla con lo spirito giusto, non guardare le ore di servizio perché vanno messe in secondo piano, aiutare le persone, di essere sempre presenti sul territorio, di parlare con la gente, di essere vicino alle persone come abbiamo fatto noi. Io quelli della mia epoca e quelli che sono passati sotto di me, a cui ho insegnato. Le persone vanno ascoltate, vanno fatte sentire vicine a noi e avranno i risultati che si meritano così. Questo è il modo di lavorare secondo me nei carabinieri. In bocca al lupo al luogotenente e in bocca al lupo a tutta l'arma dei carabinieri. Grazie.